Puntata flash per quanto riguarda Pianeta Calcio, quindi serie di eccellenza e promozione. Partiamo dalla Serie D, Girone A, dove si è giocata la sesta giornata con il Santhià che vince 2-1 sull'Acqua Nera, il 3-1 del Bogliasco sull'Albese. Vince per 3-1 anche il Borgosesia sull'Asti, vittoria per il Chiavari Calcio Caperana in trasferta sul campo del Cantù per 2-0. Vince l'Acqui 3-2 sulla Folgore Caratese. La Scaris Lavagnese 1-5, il 2-0 della Novese sul Valle d'Aosta, il 3-2 del Chieri sul Pro Imperia, il 3-1 del Verbano sul Naviglio Trezzano e la vittoria in trasferta del Dertona sul Villa Vernia per 3-2. Andiamo quindi a vedere il servizio su Bogliasco Albese con le riprese e le interviste di Giovanni Tassara. Vince per 3-1 il Bogliasco di Mister Invernizzi al Broccardi di Santa Margherita Ligure contro l'Albese. Con le immagini iniziamo dal primo tempo, ci prova la formazione ospite con una conclusione dal limite dell'area senza però trovare fortuna. La risposta del Bogliasco in una conclusione di Carlos Franca dal limite dell'area, il destro esce alto sopra la traversa. Arriviamo al quarto d'ora con Bratto che serve un pallone a Baudinelli, prova la conclusione con il portiere Baudena che si distende e blocca il tiro. Al 26esimo pericolosa l'Albese con Gallesio, la sua conclusione da pochi metri viene respinta in calcio d'angolo da un ottimo Bregasi. Al 30esimo il Bogliasco passa Franca per Poesio, bravo il giocatore del Bogliasco a mantenere la giusta freddezza di fronte a Baudena e insaccare per l'1-0. Rivediamo il gol di Poesio all'esordio stagionale con la maglia del Bogliasco. Dopo la rete del vantaggio l'Albese prova a reagire con un calcio di punizione, è attento però a Bregasi che blocca la conclusione. Qualche minuto più tardi ci prova nuovamente il Bogliasco con il pallone messo in mezzo, questa volta a fare buona guardia è Baudena che in due tempi blocca il cross. Arriviamo al 44esimo del primo tempo con Bratto, pallone per Baudinelli al limite dell'area, bravo con il diagonale di destro a insaccare il pallone alle spalle del portiere Baudena e rivediamo la conclusione dell'attaccante della formazione di casa. Con le riprese di Giovanni Tassara passiamo al secondo tempo, iniziamo dal quinto minuto con Baudinelli che perde un pallone vicino alla linea laterale, vediamo prima la rimessa, poi il giocatore del Bogliasco che perde il controllo del pallone con Antonelli che serve Chieppa. La conclusione di quest'ultimo però termina fuori, ancora la formazione dell'Albese che al 13esimo trova il pareggio con il cross di Perrone. Bregasi non trattiene, Chieppa è ben appostato e trova la rete del 2-1. Ancora Perrone, calcio di punizione, il pallone che esce di poco sopra la traversa della porta difesa da Bregasi, quindi è sempre il giocatore in maglia azzurra a creare i maggiori pericoli con un destro dal limite dell'area, pallone sul fondo e quindi nuovamente l'Albese alla mezz'ora con un pallone messo in mezzo, la deviazione di Bregasi che poi rimane a terra infortunato, però potrà tranquillamente proseguire l'incontro. Quindi nuovamente il Bogliasco, siamo al 44esimo del secondo tempo con Rossi che ruba un buon pallone a Cornero e la conclusione del giocatore del Bogliasco che si infila alle spalle di Baudena per il 3-1. Nelle immagini anche i tifosi del Bogliasco giunti a Santa Margherita Ligure. Dopo la rete del 3-1 Bogliasco che si riporta in avanti con un pallone servito sul secondo palo dove la formazione di Mister Invernizzi non riesce a trovare il gol e quindi ci prova Cagnasso per l'Albese con la sfera che va a impattare contro la traversa. È l'ultima azione del match, arriverà poi il triplice fischio finale con il Bogliasco che conquista 3 punti. La partita era difficile perché venivamo da 3 sconfitte, avevo un po' di timore di non riuscire a fare una prestazione all'altezza, però direi che l'atteggiamento fin dal primo tempo è stato ottimo, positivo, la squadra ha contrastato bene
l'Albese si è riproposto in avanti con molta pericolosità. Secondo tempo, colpa di un gol, di un infortunio, capita del portiere giovane, poi è stato tutto un po' più difficile, però l'ingresso di Matteo Rossi ci ha permesso col suo gol e di riportare la ricentro della squadra un po' più avanti e di chiudere 3-1. Noi che andiamo alla Lavagna, partita difficile come penso quasi tutte quelle di questo campionato, buona squadra, una squadra che mi sembra oggi abbia vinto anche fuori casa, squadra che mi sembra che recupera dei giocatori importanti, sarà sicuramente partita difficile, però insomma andiamo con 3 punti in più in classifica, quindi fiducioso di fare una buona prestazione. Per una classifica che vede in testa il Chieri con 18 punti, il Dertona 16, l'Acqui a 13, 11 punti per il Borgosesia, 10 per Chiaveri Caperana, Valle d'Aosta e Novese, 9 per la Lavagnese, 8 per la Folgore Caratese, il Naviglio Trezzano, il Pro Imperia e il Verbano, 7 punti per il Villa Alvernia e il Bogliasco, 6 per il Santhià penalizzato di 3 punti e l'Asti, 2 punti Cantù San Paolo e Acquanera, 1 punto per l'Albese penalizzata di 3 punti, a 0 ancora il Lascaris. Il prossimo turno vede lo scontro fra l'Albese e l'Acqui, l'Acquanera contro il Cantù, Asti Verbano, Chieri, Folgore Caratese, il Chiaveri Caperana affronta in casa al Comunale il Villa Alvernia, Dertona Borgosesia, il derby fra la Lavagnese e il Bogliasco che si giocherà al Riboli di Lavagna, poi Naviglio, Trezzano, Novese, Santhià, Lascaris e Valle d'Aosta, Pro Imperia. Quarta giornata per il campionato di eccellenza, il 3-3 fra l'Arenzano e il Pontedecimo. Vince 3-2 il Campomorone sul Fontanabuona, 3-0 della Fezzanese sulla Coolpolis. La vittoria per 2-1 del Rivasamba sull'Imperia, il 2-2 fra Vado e Sesti Levante. Vince 2-0 anche il Valle Sturla sul finale, la vittoria per 2-0 della Veloce sulla Cairese e il 3-1 del Ventimiglia sul Busalla. Andiamo a vedere per quanto riguarda la quarta giornata il servizio fra Rivasamba e Imperia e Valle Sturla finale. L'hai visto te mica che perché sei sbagliato ieri? Dai Lori! Bravo Lori!
una partenza in salita, poi è arrivata questa vittoria per 2-1, tre punti che facevano bisogno a questa classifica. Sì, ora parlare di tre punti necessari all'inizio del campionato è difficile, però comunque tre punti fanno sempre comodissimo. Poi battendo una squadra come questa, ed è la seconda volta che dopo tre minuti, mi sembra, anche con la Polis, col Comunque Polis, abbiamo preso gol. Quindi la squadra ha reagito subito e questo è un segnale importantissimo. La seconda partita in casa che vinciamo, che prendiamo gol i primi tre minuti, per situazioni anche un po' casuali, diciamo un errore, subito puniti, però poi che recuperiamo vuol dire che ci siamo con la testa, con le gambe, e poi recuperare contro un'Imperia non è una cosa semplice. Questi tre punti che alla fine serviranno anche per domenica prossima, sarà lo scontro al vertice col Sesto Levante. Come arrivate preparati a questa gara? Ma arriviamo intanto con l'entusiasmo di comunque essere in una posizione di classifica importante per noi, alle quali non eravamo più abituati, però con la consapevolezza che noi giochiamo ogni partita con chiunque tranquillamente, chiaramente con i valori in campo dei giocatori, poi la differenza si può anche vedere, però io credo che la mia squadra è una squadra che può battere chiunque. Ecco, questa cosa spero che anche i giocatori la capiscano e la stanno capendo, perché può fare la differenza l'aspetto mentale, la consapevolezza che noi con qualunque squadra ce la giochiamo con i nostri limiti ma anche con i nostri pregi. Mister, la sua squadra ha dato ancora una volta dimostrazione a chi sostiene che il calcio d'eccellenza è sceso di livello con l'introduzione della regola che rende obbligatorio l'impiego dei giovani. Mi sembra che le risposte continuino a essere più che positive. Sì, perché noi puntiamo sui giovani del settore giovanile del Riva Samba, e soprattutto io quando dico giovani dico anche molto giovani, perché tutte le volte continuo a dire che dall'inizio ho giocato 95, che quindi potrebbe giocare negli allievi, però si è comportato benissimo, ma anche altre domeniche, una volta uno, una volta l'altro, hanno giocato dei giovani, e domenica e mercoledì col Valestura in Coppa Italia hanno giocato tantissimi giovani, tra cui 2,95, 94, quindi secondo me quello che bisogna fare qua è continuare su questa strada, valorizzare il settore giovanile e mettere quei giocatori giusti, perché poi i giovani sono importanti, ma se ci metti in giro quei 4, 5, 6 giocatori che li fanno crescere, fanno la differenza. Giovani che non hanno neanche sfigurato di fronte a un ex Serie A quale Paolo Ponzo. Esatto, perché comunque quello che dicevo prima, quando un giovane lo metti sul campo allo sbaraglio è un conto, quando lo metti vicino a dei giocatori del calibro di Russo, che non ha giocato in Serie A ma ha giocato in Serie C, Rei che ha sempre giocato in categorie superiori, e i difensori che abbiamo sono di livello, ma anche gli altri. Io parlavo con i ragazzi oggi, i giocatori che ho in riserva, avevo in panchina Nicolini oggi, quindi lascia tutto dire, quindi il livello nostro medio è